Stefano Giordano, oggi l'abbiamo vista sicuramente insomma, molto molto arrabbiata, anche proferendo alcune frasi verso l'indirizzo del presidente insomma, Piana. Perché? Facciamo un piccolo passo all'indietro. Ma io noto che improvvisamente quando si parla di registrazione di bambini di famiglie omogenitoriali la giunta si contrae e toglie la parola. Io avevo ancora circa 20 secondi per esporre la mia risposta e il presidente del Consiglio Piana continuava a interrompere. Interrompere è un atto che è lontano dalla democrazia, ricorda tempi bui del nostro paese, come quello della decisione del sindaco Bucci, che imperterrito porta avanti una sua posizione meramente ideologica, dove a parere mio il parere dell'avvocatura del comune descrive cose completamente diverse da quelle che ha descritto l'avvocato Campora, e quindi qua si parla di politica e di ideologia. Invece io preferirei parlare di diritti dei bambini delle famiglie genitoriali. Il sindaco Bucci ha messo in discussione i diritti di questi bambini, che sono diversi dai bambini delle famiglie eterogenee. Quindi penso che da qua si parta per una costruzione di democrazia che con questa giunta e con questo sindaco, che dimostra essere abile a costruire muri e non ponti, deve essere messa in discussione. Siamo di nuovo qui e le risposte che riceviamo comunque non sono quelle che vorremmo sentire. Abbiamo tutte dei bimbi che vorremmo comunque avessero un'infanzia felice, fossero riconosciute anche in questa Genova, e continuiamo comunque ad andare avanti. Ecco. Diciamo che non ci arrendiamo e saremo qua tutte le volte che dovremo esserci. Speriamo che prima o poi comunque quello che abbiamo da dire sia ascoltato e che qualcuno ci dia ragione. In questa vicenda che cos'è quello che fa maggiormente male? Ma il fatto che principalmente si parla di bimbi, quindi senti che il male viene fatto a queste povere creature che sono innocenti e semplicemente hanno bisogno di amore, e secondo noi l'amore è di tutti. Quindi una famiglia con due mamme, con due papà, insomma loro devono semplicemente crescere sereni, e in questa cosa notiamo che loro, poverini, non sono in questa condizione, quindi noi cerchiamo di tutelare loro più che noi adulti, ecco. È questo che ci interessa moltissimo. Speriamo, noi teniamo duro fino alla fine.